Ieri l'arcivescovo Ciro Minero è entrato ufficialmente nella chiesa di Taranto. Nella cattedrale cittadina, l'arcivescovo tarantino Filippo Santoro ha accolto Minero in una solenne concelebrazione. Amministratori, politici e cittadini, sacerdoti e confraternite hanno partecipato alla messa solenne di insediamento. Una presentazione in cui il lavoro, la salute e l'ambiente, emergenze storiche della città pugliese sono state presentate da Monsignor Santoro come realtà in cui Miniero vivrà una missione impegnativa in una città e arcidiocesi nota per vicende ambientali e sociali di carattere nazionale. È nel segno di San Giuseppe, custode del Redentore e della Chiesa, che oggi, in un clima natalizio familiare, viene presentato alla Chiesa di Taranto l'Arcivescovo Coadiutore, Sua Eccellenza Monsignor Ciro Miniero. Siamo pieni di gioia nel salutarlo. Desidero innanzitutto riprendere la bolla pontificia con cui Papa Francesco lo ha nominato Arcivescovo Coadiutore di Taranto, in cui afferma: abbiamo guardato alla comunità della Chiesa Metropolitana di Taranto, il cui vescovo, il venerato fratello Filippo Santoro, volendo provvedere ad un più pieno e fecondo bene spirituale del gregge a lui affidato, ha decisamente richiesto di poter fruire di un aiuto che lo coadiuvasse nella moderazione della vita diocesana. Abbiamo quindi pensato a te, venerato fratello, che hai mostrato di essere adornato da doti umane e sacerdotali, come dice il documento del Papa, da perizia nella gestione delle diverse questioni da affrontare, e che ci sei meritatamente apparso idoneo a questo ufficio pastorale, così dice la bolla del Papa. Da questo documento si evidenzia che l'iniziativa di chiedere un coadiutore è stata decisamente richiesta da me per un aiuto alla comunità tarantina. La ragione della mia richiesta è stato il fatto che lo scorso anno il Papa mi aveva dato l'incarico di delegato speciale per l'associazione laicale Memores Domini. Eccellenza carissima, Monsignor Filippo, Eccellenza carissima, Monsignor Sabino Iannuzzi, Signor Sindaco e Presidente della Provincia, Dottor Rinaldo Melucci, stimate autorità civili e militari, care sorelle e cari fratelli, provo questa sera una grande gioia per la lode elevata a Dio insieme in questa cattedrale e per l'inizio del mio mandato episcopale come arcivescovo coadiutore di questa bella chiesa tarantina. Ringrazio il Signore per il grande dono che mi ha fatto. Mi impegnerò a contraccambiarlo con piena dedizione. Ringrazio il Santo Padre, Papa Francesco, per la fiducia accordatami nel promuovermi a questo nuovo ufficio pastorale. Ringrazio te, Eccellenza carissima, per la premura mostrata alla mia persona nel farmi sentire sin dal primo incontro a casa. La tua vicinanza è stata per me il segno immediato dell'affetto apostolico che ci unisce nel servizio a questa comunità. Camminerò con te e con la comunità tutta per crescere insieme come pastore in mezzo al suo popolo.